Buonasera a tutti gli amici di Sottosopra, benvenuti a questo appuntamento che si vuole occupare di un tema di grande attualità, ovvero il contrasto tra la Russia e gli USA, l'Occidente, l'Unione Europea, a proposito dell'Ucraina e, come credo vedremo, a proposito di molto altro. Ne parliamo stasera, io sono Fulvio Scaglione, ne parliamo con Marco Bordoni, che è un grande conoscitore della Russia ed è anche il fondatore, il curatore del canale Telegram La mia Russia. Grazie Marco per essere qua con noi. Grazie a te, Fulvio, per l'invito. Ecco, andiamo come si dice subito in medias res, o per meglio dire, togliamoci subito una grana. Si è tanto parlato nelle ultime settimane della famosa invasione russa dell'Ucraina. Tu che cosa ne dici? Ci sarà, non ci sarà? È una bufala, è un argomento di propaganda, è una possibilità remota ma concreta. Ecco, come la vedi tu? Beh, allora dunque, diciamo subito questo, che come diceva il fisico famoso, le previsioni sono sempre difficili, soprattutto quelle sul futuro. Quindi, diciamo, ovviamente ci muoviamo in una situazione di ipotesi che noi facciamo e bisogna anche dire che effettivamente nelle ultime settimane tutti abbiamo avuto una percezione di uno slittamento del livello di tensione che già prima era molto alto. Ma insomma, i toni si sono accesi, sono diventati più fermi da parte russa. Lo schema anche di approccio è leggermente cambiato rispetto ai mesi precedenti, quindi diciamo, abbiamo tutti notato che c'è stato qualcosa che è cambiato. Detto tutto questo, come giustamente tu hai detto nel tuo ultimo pezzo che è uscito pochi giorni fa sull'IMES sulla questione ucraina, diciamo, la Russia, diciamo, parzialmente l'Ucraina invasala già, nel senso che tutti sappiamo che nel 2014 c'è stato gli eventi che conosciamo nel sud-est dell'Ucraina, e credo che non sia un mistero per nessuno il fatto che la ribellione del sud-est Ucraina abbia avuto un sostegno effettivo anche a livello di pianificazione da parte della Russia, perché al di là del mito dei trattoristi che smontano i carri della seconda guerra mondiale dal piedistallo e sconfiggono un esercito, insomma, queste cose poi nella realtà raramente succedono. Quindi diciamo che è poi poco interessante determinare che tipo di intervento russo ci sia stato. Io personalmente credo che non ci sia stato un intervento diretto particolarmente pervasivo, ma sicuramente a livello di supporto logistico, pianificazione, intelligence, insomma, diciamo, lì la Russia c'era. Cosa è successo nel sud-est Ucraina? È successo 4 anni fa che diciamo, le proteste contro la svolta filo-occidentale che si era nel frattempo consumata a Kiev hanno provocato diciamo, una soluzione di continuità rispetto alla statualità ucraina e dopo una serie di combattimenti che hanno precipitato tutto il sud-est del paese nel caos, soprattutto a causa della decisione poi del governo ucraino di stroncare militarmente questo tipo di proteste, si sono costituite queste due entità statali. Ora, direi che una cosa che abbiamo visto è che quando un pezzo di quel paese sprofonda nella guerra, capitano, delle cose atroci. Per un certo periodo di tempo, qualsiasi personaggio criminale o un po' spostato avesse intenzione di autonominarsi signore della guerra o punitore o qualsiasi cosa, ha potuto fare il bello e il cattivo tempo sulla popolazione civile. Ci sono stati migliaia di morti, soprattutto fra i civili, diverse centinaia di migliaia di profughi. Ecco, la domanda è: crediamo veramente che la Russia abbia intenzione di vedere questo scenario ripetersi su scala 10 volte più asta in un paese che comunque le è contiguo, è suo vicino e quindi sostanzialmente di trovarsi nel caso prospettato nelle varie ricostruzioni fantasiose che si leggono su alcuni siti, anche accreditati,
la Russia dovesse decidere di accollarsi poi la metà di questo buco nero che si spalancherebbe in caso dell'apertura dell'ostilità, noi crediamo veramente che la Russia abbia intenzione e volontà di avere vicino al porte di casa una situazione di questo genere? Soprattutto dopo che la costruzione di queste statualità a Donetsk e Lugansk si è dimostrata estremamente penosa, con una serie di false partenze, strutture di sicurezza incredibilmente vulnerabili, che poi sono state bucate diverse volte, vertici decapitati ripetutamente dai servizi ucraini, difficoltà a fornire un'assistenza anche minima sociale alla popolazione, ulteriore difficoltà a creare un minimo di strutture, non dico vitali, ma comunque capaci di fornire, insomma, l'apparenza di una statualità. Dall'altra parte noi abbiamo invece il grosso del paese che è rimasto sul groppone, diciamo, degli alleati occidentali, i quali a loro volta hanno avuto delle belle gatte da pelare, perché quello che stiamo dicendo adesso dell'altro 93% dell'Ucraina che non ha fatto questa fine, insomma, diciamo, noi ne abbiamo dai nostri resoconti giornalistici una, salvo rarissime eccezioni, una immagine irenica e assolutamente sublimata, ma insomma in realtà sappiamo bene poi io e te che quella che è la realtà quotidiana è una realtà di grande pena, di difficoltà economiche, di continua guerra al vertice delle istituzioni, di una serie di soggetti extra istituzionali che continuano continuamente ad ingerirsi, delle limitazioni enormi in politica estera derivante dai debiti che si sono fatti, dagli obblighi che ci sono nei confronti degli alleati e tutto il resto, e quindi diciamo anche sotto questo profilo il nation building, come si dice, a Kiev è quasi altrettanto penoso che a Donetsk e Lugansk. Ci resta fuori la Crimea, che in sostanza sulla quale i russi hanno convogliato un fiume di soldi, ma un fiume di soldi che poi alla fine è gestito da quelle strutture che già precedentemente anche in Crimea avevano il potere e che rappresentano sostanzialmente, diciamo, non certo una vetrina di amministrazione specchiata e trasparente. Ecco. Quindi la voglia, secondo me, della Russia di creare una catastrofe umanitaria alle porte di casa, come sicuramente sarebbe una guerra in grande stile, non c'è. Poi, e questo, diciamo, è solo uno dei tanti argomenti che si possono spendere a favore dell'idea che, secondo me, quel film che viene normalmente proiettato con la mappa dell'Ucraina, con le freccione, come durante la Seconda Guerra Mondiale, non so, secondo me certa gente ha visto troppi, ha studiato da bambino troppi libri sull'operazione Piccolo Saturno, questa roba qua, insomma, ecco, è passato un po' di tempo e la politica contemporanea è diversa rispetto a quella di una volta. Questo non significa che la Russia non abbia strumenti se decide di, come dire, come annuncia di voler fare, se decide che il negoziato che si è aperto adesso con la controparte statunitense non la soddisfa più, i risultati sono insoddisfacenti e quindi decide di mettersi in sicurezza da sole unilateralmente. Tu che dici? Ma io mi sono molto sbilanciato quando mi è capitato nel dire che tutto questo discorso sull'invasione era una grande sciocchezza, tanto che adesso mi domando se domani questi si sparano un colpo di fucile, io sono quello che ha portato la più grande dose di sfortuna dell'universo mondo nel cuore dell'Europa. Ma scherzi a parte, io vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Intanto voglio dire, condivido tutto quello che hai detto, qui si parla di invasione appunto come nei fumetti, ma l'Ucraina è grande due volte l'Italia, c'ha 45 milioni di abitanti, ormai ha un esercito che probabilmente in uno scontro frontale sarebbe sconfitto, ma che sarebbe capace di infliggere comunque delle difficoltà e delle perdite, ha delle milizie di estrema destra indegne ma molto combattive. Calcoliamo anche il fatto che non è che in Russia ci sia un entusiasmo popolare per un'avventura militare, I sondaggi ci dicono che i russi sono più che tiepidi rispetto a questa cosa qua,
E nel momento in cui dovessero tornare verso Mosca le bare dei ragazzi russi che cadrebbero sul terreno, siccome l'aria non è proprio in Russia quella di una grande soddisfazione per il periodo che si attraversa, secondo me il Cremlino avrebbe anche dei grossi problemi interni. E poi comunque voglio dire, è possibile che si facciano tutti questi discorsi, gli editoriali, le cose, gli allarmi, perché ci sono i soldati a 300 km dal confine ucraino, i soldati russi in Russia a 300 km dal confine ucraino, e non si pensi minimamente ai bombardieri strategici russi che pattugliano i cieli della Bielorussia e che potrebbero arrivare a Kiev, dico in un'ipotesi fantascientifica, in pochissimi minuti, cioè. Tutte le guerre contemporanee vengono combattute dall'aria, nessuno mette più i cosiddetti stivali sul terreno. Ma insomma, tutto questo secondo me fa parte del fatto che ormai più la spari grossa e più fai click e più qualcuno ti legge. Ecco. Io quindi non credo alla prospettiva dell'invasione, in questo caso mi trovo concorde con te. A questo punto, però sorge. Come si dice, spontanea, un'altra domanda, cioè, ok, niente invasione, proposte russe alla NATO che sostanzialmente sono, non vi allargate più verso est, l'ha ribadito oggi anche Putin, naturalmente, dice Putin, e questo è scritto, si possono, ognuno può manovrare le proprie truppe nel proprio territorio, che significa che le truppe della NATO non dovrebbero arrivare in Ucraina. Mentre quelle russe possono fare per quello che vogliono fino al confine. Insomma, questo era per dire che anche Lukianov, che è un osservatore piuttosto acuto della politica estera russa, di cui ho pubblicato un articolo su Lettera da Mosca, e che è anche piuttosto ben inserito nei gangli del potere reale russo, sospetta che questa sia una proposta fatta per, già in partenza per ricevere un no. Allora, se la proposta del Cremlino riceve il no degli USA, della NATO, eccetera, eccetera, che cosa può succedere secondo te? Soprattutto la Russia, che cosa può fare se non fa l'invasione e si piglia questo no sul naso? Allora, diciamo così, prima di tutto, la Russia ha un esercito che, se non sbaglio, di uomini sotto le armi sono circa una milionata. Il 90% della popolazione sta nella parte europea del paese. Nella parte europea del paese, ci sono, diciamo, quelli che attualmente sono gli avversari più seri del paese, quelli più minacciosi, attualmente e anche storicamente, fra parentesi. E la capitale è a 500 km dal confine. Ora, io mi stupisco che ce ne abbia solo 100.000 a ridosso del confine. Se, dove li dovrebbe tenere? Li dovrebbe tenere, non so, in Jacuzia, li dovrebbe tenere, non so, a vigilare la taiga fra Omsk e Novosibirsk, non lo so. Cioè, quindi, diciamo. Io sono d'accordo che nell'immediato, nell'analisi della tipologia di crisi, la componente propagandistica è preponderante. È anche vero che da parte russa c'è la volontà di cambiare passo. Cambiare passo perché evidentemente i vertici russi non sono soddisfatti di come sono andate le cose negli ultimi 7 anni. Noi abbiamo avuto 7 anni durante i quali la Russia è stata straordinariamente passiva sotto il profilo della gestione del problema ucraino, nel senso che di fatto l'atteggiamento attivo dell'esercito ucraino in Donbass, che non ha disdegnato anche di fare qualche tentativo di rosicchiare qualche area controllata dalle milizie, che ha ultimamente utilizzato i droni turchi, a quanto pare poi ha smentito. Si parla anche dell'utilizzo di questi sistemi anticarro statunitensi. Ora, è chiaro che la situazione sta evolvendo in una direzione che non è particolarmente favorevole alle milizie del Donbass per come sono state organizzate attualmente. L'esercito ucraino sta migliorando, sta aumentando in livello in preparazione e crea quindi un dispendio sempre maggiore, infligge un dispendio sempre maggiore ai propri avversari.
Questo da un lato, quindi evidentemente la Russia ha, che ha segnato sicuramente un risultato diplomatico con gli accordi di Minsk, ha paura che con il passare del tempo questo risultato diplomatico impallidisca. Poi c'è da considerare il fatto che in questa speciale contingenza la Russia percepisce i propri interlocutori come gli Stati Uniti, evidentemente, anche se vogliono cercare di ignorarla, devono sempre più prendere in considerazione la sfida della Cina. I paesi europei attraversano una grave crisi organizzativa e istituzionale e inoltre Putin si avvia nella seconda metà del suo quarto mandato, seconda metà che finirà ormai non gli resta più tantissimo, gli restano 2 o 3 anni. È chiaro che il problema che prenderanno gli eventi sotto questo profilo. Quindi io credo che sia autentica la volontà di farsi ascoltare e eventuale esasperazione che ne deriverebbe ove questo ascolto non avvenisse. Cosa può fare la Russia? Ma in realtà le iniziative che può prendere sono tante. Prima di tutto, come tu giustamente dicevi, 100 km, largo 200 e con 3 milioni di persone che ci abitano sopra, quindi diciamo non è nulla di paragonabile all'Ucraina, ma in ogni caso quello che ha fatto la Russia in Georgia è stata un'operazione di come dire, neutralizzazione delle forze armate georgiane e basta. Quindi io ritengo che il giorno in cui ci dovesse essere una crisi o perché l'Ucraina, ritenendo di avere una copertura, dovesse cercare di entrare nel Donbass o perché viceversa la Russia decidesse di prendere l'iniziativa, questa crisi potrebbe benissimo essere ridotta a un'operazione intesa a diminuire il potenziale bellico offensivo dell'Ucraina e stop. Questo diciamo è uno scenario che mi sembrerebbe probabile anche perché l'effetto sarebbe immediatamente fare capire ai paesi membri della NATO che far entrare l'Ucraina all'interno della NATO significa far entrare un paese che ha un rapporto di belligeranza aperto e diretto con la Russia e quindi significa esporre l'intera alleanza a un rischio reale di applicazione dell'articolo 5 sulla mutua difesa. Quindi diciamo, questo è un'ipotesi. Un'altra ipotesi, visto che spesso si parla di soluzioni tecnico-militari, ricordiamo che attualmente gli Stati Uniti sono usciti dal trattato sullo schieramento delle armi intermedie, tuttavia la Russia ha dichiarato una moratoria unilaterale sullo schieramento delle armi intermedie in Europa. È vero che ci sono dei complessi missilistici a Kaliningrad che secondo gli analisti della NATO, io non so ovviamente se è vero, non sa nessuno, supera i limiti delle armi intermedie imposte dal trattato, ma è chiaro che la Russia potrebbe, diciamo, dichiarare decaduta questa moratoria, che peraltro non è mai stata accettata dalla NATO da parte sua, e quindi schierare dei missili a raggio intermedio nelle proprie regioni occidentali o addirittura in Bielorussia. Poi c'è il capitolo delle armi ipersoniche. Le armi ipersoniche sono una grande incognita. Ovviamente lo schieramento di questo tipo di armi e anche lo schieramento dei missili a raggio intermedio significa accorciare la miccia di un eventuale conflitto che può scoppiare anche non voluto, e quindi la responsabilità di una decisione di questo genere la Russia potrebbe cercare di addossarla nei confronti delle controparti occidentali nel caso andasse incontro a un rifiuto. Queste diciamo sono le prime 3 idee che mi vengono in mente. C'è in questo, diciamo, una sorta, adesso definirlo convitato di pietra è un po' tanto, però in questo momento è chiaro che il dialogo
o il non dialogo comunque passa un po' sopra la testa dell'Ucraina, no? È un po' come se gli Stati Uniti avessero detto: ok, adesso ci pensiamo noi, no? Come dice Paolo Conte nella sua canzone, Descansate Nino, che adesso intervengono quelli grossi. Io, se penso all'Ucraina e ai discorsi sull'invasione, penso che in realtà in Ucraina la Russia i suoi obiettivi li ha già praticamente raggiunti tutti. Perché secondo me l'incubo del Cremlino non era l'Ucraina in sé per sé, al di là di tutti questi discorsi che si fanno sul del comune destino storico e tutte queste robe qua, no? Però sostanzialmente nel 2014 Putin voleva evitare di ritrovarsi le cannoniere americane a Sebastopoli e, come pure dice adesso, i missili appunto nel Donbass, cioè con una pressione militare a quel punto totalmente insostenibile. Onestamente, con tutti i discorsi filosofici, culturali, storici che si fanno a Mosca, non penso che fosse quello il suo cruccio principale, non tanto la Ruskiewiana e l'eredità, il principe Vladimir, sì, tutto bello, ma insomma, le porte aeree americane a Sebastopoli, secondo me, gli facevano più paura. Questo, riprendendo la Crimea e sollevando il Donbass, questi due incubi sono stati provvisoriamente respinti. E nello stesso tempo, l'Ucraina, con questa storia del 2014, ci ha rimesso il controllo del 7% del territorio. E pensando al Donbass, regione mineraria, industriale, eccetera, eccetera, anche il controllo di una regione che prima procacciava il 20% del PIL e il 25% delle esportazioni. E non a caso oggi l'Ucraina se la batte con la Moldavia per il titolo di paese più povero d'Europa. E di paese che in questo momento, secondo me, ha due prospettive per quanto possano non piacere a Kiev. Una è farsi mantenere di fatto dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, spendendo sempre di più in difesa, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altro è trovare una qualche forma di convivenza con la Russia. Perché io ho letto un dato della Banca Centrale d'Ucraina che diceva che oggi le aziende ucraine hanno 1 miliardo e 300 milioni di esposizione con debitoria con aziende o istituzioni russe, cioè il cordone ombelicale economico tra Russia e Ucraina è sempre stato ed è tuttora, persino adesso, molto forte. Quindi mi sembra che sostanzialmente Putin ha azzoppato l'Ucraina, l'ha resa assai poco appetibile all'Unione Europea, che infatti non è che faccia tutti questi grandi sforzi per tirarsi dentro l'Ucraina, e quindi gli resta, come era già nel 2014, la questione della NATO. Alla fine, secondo me, Putin parla agli USA perché sa che gli USA sono l'azionista di maggioranza della NATO. Allora, io non so se questo mio coso, specie di discorso alla nazione, ha qualche senso, però volevo parlare con te di questo fatto. Ma qual è la prospettiva dell'Ucraina, secondo te? Sia interna sia estera, ecco. Allora, io concordo con te, chiaramente, cioè, nel senso che secondo me basta brutalmente guardare una mappa per rendersi conto del fatto che l'Ucraina è circondata almeno da tre parti su quattro, poi se consideriamo anche la Transnistria possiamo dire anche da tre parti e mezzo su quattro dalla Russia e è difficile per questo e per tutte le altre ragioni storiche, eccetera, eccetera, che non è qua il caso di ignorare, è difficile pensare che un paese che stenta così tanto a trovare una propria dimensione, perché diciamo che l'Ucraina è una storia di insuccesso in generale, cioè rispetto a quando è collassata l'Unione Sovietica,
quasi tutti i parametri del paese hanno conosciuto una drastica riduzione, e non solo negli ultimi anni a causa della crisi con la Russia. Quindi, diciamo, è ovvio che un paese del genere ha bisogno di aiuto da qualsiasi parte, da est e da ovest, in generale per restare in piedi. La maledizione di questo paese è che est e ovest, invece di aiutarlo, lo hanno scelto come campo di contesa. Detto questo, però, il punto è che se l'esito razionale sarebbe quello, cioè trovare una soluzione sul tipo di quella georgiana, dove le forze attualmente al governo, pur mantenendo, come dire, una postura formalmente ostile nei confronti della Russia, hanno avviato un disgelo che è a buonissimo punto e che sta rilanciando i rapporti economici del paese con la Russia. E quello sarebbe l'esito ragionevole. Il problema sulla strada di questo esito è che attualmente sono due, secondo me. Il primo è che attualmente la popolazione ucraina è ideologicamente molto polarizzata. Non stiamo parlando di regioni in cui il parere dell'uomo della strada abbia sta grandissima importanza, ammesso che ce l'abbia alle nostre latitudini, ma comunque, diciamo, non si può da un giorno all'altro sbaraccare tutta questa, come dire, polverone che si è sollevato e dire scusate, abbiamo scherzato, soprattutto ai genitori di quelli che poi sono tornati a casa nei sacchi. E soprattutto a causa di questo incredibile odio che si è montato e che si è alimentato e che attualmente purtroppo cammina da solo. E questo, diciamo, da un lato. Dall'altro, il fatto che l'Ucraina sia una specie di enorme piattaforma imbottita di tritolo e lanciata contro la Russia, conviene a tanti, a tutti gli avversari della Russia, e quindi, diciamo, il problema è trovare una equazione che possa portare l'Ucraina, diciamo, come prima cosa, ad avere un livello di autonomia sufficiente per identificare chiaramente i propri interessi nazionali e per muoversi in questa direzione. Adesso io forse dirò una cosa particolarmente sgradevole, ma una possibile strada in questa direzione potrebbe essere l'affermazione all'interno dell'Ucraina di una sorta di regime, non saprei neanche come dirlo, insomma, di democrazia protetta, chiamiamola, ecco, per usare un eufemismo, che effettivamente è in via di formazione, nel senso che poi Zelensky, dopo aver iniziato, ci ha preso gusto utilizzando la procura, che in Ucraina è controllata dal Parlamento, contro Medvedchuk, che era diciamo, il referente di Putin nel paese, e quello va bene. Adesso ci sta prendendo gusto, ha inquisito Poroshenko, che è all'estero, oggi non è andato, c'era il primo processo grottesco per tradimento nei confronti di Poroshenko perché avrebbe comprato il carbone dai separatisti del Donbass. E Poroshenko è pur sempre il rappresentante, il capo diciamo, dell'opposizione nazionalista, ecco. E ha in corso una guerra, Zelensky, contro la Corte Costituzionale, in cui sta giocando sporco, e all'interno del Parlamento tutti i personaggi che potevano vagamente fargli ombra o che hanno avuto la colpa anche solo per 15 giorni di superarlo nei sondaggi di opinione sono stati destituiti e marginalizzati. E se Zelensky, diciamo, a dispetto delle proprie origini di dilettante della politica, affermasse nel giro di qualche anno una sorta di regime, forse questo potrebbe dargli un controllo sulla struttura dello Stato sufficiente per consentirgli anche un minimo di autonomia nel gestire questi soggetti, le varie bande paramilitari di estrema destra e tutto il resto. Allo Stato sono loro che continuano ad avere una importante ipoteca sulla politica del paese. Però qua, nel senso, bisogna cercare di immaginare qualche. Se il compito è, cerchiamo di immaginare una soluzione che dia tutto questo un senso, secondo me l'uomo forte in Ucraina potrebbe essere una soluzione ipoteticamente percorribile, ma glielo permetteranno, secondo te?
Non lo so, a me pare abbastanza evidente che lui ci stia provando, perché tu hai citato appunto, di fatto, per via giudiziaria sta eliminando qualunque partito di opposizione, no? Perché prima Medvedchuk, sì, era referente di Putin, Putin era andato al battesimo, non mi ricordo più, al matrimonio di qualcuno dei suoi parenti, però era comunque uno che era il segretario del primo partito di opposizione che aveva il 12% dei voti, cioè dico, quel 12% lì, Putin o non Putin, c'è ed è stato decapitato. Adesso tocca a Poroshenko, no? E quindi, cioè, non è male, no? Perché tu in nome dell'emergenza nazionale, in nome di Putin, diciamo così, agiti lo spauracchio di Putin, fai fuori l'opposizione, fai fuori i magistrati renitenti, fai fuori i giornali che non sono, come dire, allineati e diciamo dolce la vita, come si dice, no? Nel senso che non è che poi anche di questa famosa democrazia resti poi tantissimo. L'ultima decisione che ha preso è che dei temi di politica estera possono parlare solo in tre, e cioè lui, il primo ministro e il ministro degli esteri. Quindi, cioè, addirittura adesso siamo come Cronos, no? Che mangia i suoi figli. Vedremo. Io credo che quello che tu preconizzi o in un certo senso auspichi non sia così lontano, ecco, in Ucraina. D'altra parte, qui, insomma, questo è quello che succede regolarmente, no? Cioè, se una cosa la fanno i nostri amici va bene, se la fanno i nostri nemici va male, la stessa identica cosa. Quindi, se uno caccia il presidente legittimamente eletto ed è un nostro amico, allora Euromaidan è la rivoluzione, se no è un golpe. Se le cose che fa Zelensky le facesse o le fa peraltro Lukashenko, insomma, questa è un vecchio rituale della politica internazionale. Però io credo che la questione sia proprio, cioè, quando tu dicevi che l'Ucraina è un esperimento di insuccesso, è lì da vedere, insomma, e certo, naturalmente a questo ha molto contribuito le azioni della Russia in Crimea e nel Donbass, perché hanno veramente azzoppato e in qualche modo hanno costretto l'Ucraina a trasformarsi in un paese che ha bisogno di assistenza. Come dicevi tu, est e ovest, come è successo anche altrove, anche in Siria, hanno deciso di menarsi usando gli ucraini e usando il territorio dell'Ucraina. Io però vorrei fare un passo indietro su questa questione, forse una questione un po' più sottile, ma che ho trovato abbastanza interessante, che tu stesso sottolineavi. Cioè, io ho avuto modo nel recente passato di incontrare i due vice ministri degli esteri, che sono russi, che sono Rybkov e Grushko, e tutte e due mi sono sembrate due persone, appunto, di solida formazione diplomatica, non due teste calde, eccetera. Però negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, li abbiamo visti scatenati, cioè menavano fendenti a destra e a destra manca, mentre invece abbiamo visto piuttosto silenzioso quello che in realtà sarebbe l'uomo forte della diplomazia russa, e cioè il ministro Sergei Lavrov, che poi se n'è uscito, diciamo, come dire, nell'extra time, nei tempi di supplementari, invitando il segretario generale della NATO Stoltenberg a dimettersi perché è incapace di fare il suo lavoro, no? Che non è proprio il massimo della diplomazia, ma se non altro è un concetto chiaro. Insomma, adesso scherzi a parte, volevo dire, ma secondo te c'è collegato al discorso che facevi tu e che abbiamo comunque notato tutti, cioè che la postura della Russia è cambiata negli ultimi tempi? No, è proprio decisamente cambiata. Ecco, c'è anche qualche, secondo te, qualche rimescolamento al vertice, o è che semplicemente magari Lavrov si tiene di riserva perché quando poi bisognerà trattare qualcuno che non ha mandato, che non ha distribuito schiaffoni, ci deve essere? Come la vedi?
Dell'uscita di scena di Lavrov si parla da diverso tempo. Io devo dire onestamente, non lo vedo particolarmente stanco, affaticato, rinunciatario, eccetera, eccetera. Già lui aveva fatto parte del gruppo dei capilista che Russia Unita aveva mandato alle elezioni, per cui si era preconizzato una sua pensione, un suo pensionamento parlamentare, insomma. Non lo so, a me onestamente tutta questa storia, questo emergere di seconde fila, Ryabkov era, diciamo, già ormai da diversi anni sta rivestendo un ruolo importante, perché è quello che si occupa dei negoziati sulla parità strategica, che è un capitolo che ovviamente a Putin interessa tanto. Quindi, diciamo, in realtà non è propriamente una seconda linea. Tuttavia, come dire, io ho l'impressione che l'iniziativa di questa cosa venga essenzialmente da Putin. Allora, se l'iniziativa di questa cosa viene essenzialmente da Putin, può essere che il fare entrare in gioco, almeno in questa fase preliminare, una serie di altre figure, serva a rafforzare l'idea che si fa sul serio, cioè che si è, che i lamenti di questa volta sono diversi dai lamenti delle altre volte, perché poi in realtà, diciamo così, la Russia ormai sono tanti anni che continua a inviare messaggi, a dare dei segni di esasperazione, a dire bisogna fare qualcosa se no, statemi a sentire se no. Tutto questo poi in realtà non è che abbia prodotto troppa sensazione dall'altra parte, a parte il fatto che poi questi toni un po' accesi vengono puntualmente strumentalizzati dagli interlocutori e dai propagandisti dell'avversario, che come dire, li fanno passare come delle manifestazioni di aggressività, no? Quindi l'idea è che il messaggio che si voglia dare è: guardate che questa volta facciamo sul serio, vedete che parlano anche delle persone diverse che voi magari fino adesso non avete conosciuto fino in fondo, e quindi prendeteci sul serio. Il punto è che qual è il rischio di tutta questa vicenda? Che quando tu hai un approccio di questo genere, bisogna che poi, se dall'altra parte ti mandano a spendere, cosa che è più che probabile, allora qualcosa di serio lo fai. E questo qualcosa di serio, ripeto, secondo me non sarà la soluzione bellica, non sarà la soluzione bellica inteso, appunto, come dicevi giustamente tu, scarponi sul terreno, però potrebbe essere una soluzione bellica di altro tipo, meno estesa. Come dicevo prima, ricordiamoci che la distanza fra una unità militare russa e un'unità militare dell'esercito di Donetsk è una mano di vernice, insomma. Ecco, quindi i margini per rinforzare le forze armate delle repubbliche separatiste ci sono sicuramente. Cioè, io non vedo la Russia come totalmente priva di armi che non siano quelle dello scontro militare aperto e totale. Ecco. Però è vero che dopo avere mandato dei segnali di disagio lungamente ed essere stati ignorati, dopo averli adesso riproposti in maniera ancora più perentoria e con delle voci nuove, se anche questa volta dopo non fai niente, potresti consumare in maniera seria la tua credibilità, la credibilità delle tue minacce, che certo, diciamo, non si può certo dire che Putin sia uno che non abbia dato prova anche di poter prendere un'iniziativa. Ecco, però è anche vero che dal 2014 adesso sono passati 7 anni, 8 anzi, e che quindi si potrebbe anche credere, ma questi abbaiano, ma poi morderanno? E viceversa, c'è anche un programma di un problema, diciamo, di principio, no? Perché la risposta canonica della NATO, in generale delle istituzioni occidentali, è: non si può impedire ai popoli di decidere spontaneamente, democraticamente, del loro futuro nel caso di decidere di entrare nella NATO, per dire, o di entrare nell'Unione Europea. E
non dimentichiamo che l'Ucraina nel 2019 ha messo l'ingresso nella NATO e l'ingresso nella UE nella Costituzione, cioè quindi non sono un desiderio, sono un obbligo costituzionale. Ora, è un problema, onestamente, è un problema perché è una questione anche che ha vista da Ovest una sua legittimità, ecco, e quindi è un po' difficile conciliare queste due esigenze, no? Perché la Russia dal suo lato giustamente dice: ma se voi mettete i missili lì, io sono completamente in difesa, no? Non ho più tempo neanche di organizzare una minima reazione nel caso succedesse il patatrac. Quindi mi sembra che siano veramente, come dire, anche e non da oggi, anche due mondi che ormai tendono a viaggiare su delle con tutte le ipocrisie da un lato e dall'altro, però che viaggiano su due interpretazioni della realtà quasi quasi divergenti, insomma, al di là della politica, delle decisioni di politica politicata, mi sembra che proprio ci siano due visioni che si stanno progressivamente allontanando, ecco. E in questo quadro mi sembra che sia, credo valga la pena di spendere due parole sul ruolo o il non ruolo dell'Unione Europea, no? Perché io ricordo la frase di Lavrov che disse, il ministro Lavrov disse qualche tempo fa: con l'Unione Europea è finita, non ci si può parlare, sono sostanzialmente dei pagliacci, e quindi ed è veramente finita, perché l'Unione Europea ha chiesto di in qualche modo essere coinvolta nella questione, e da Mosca gli hanno proprio detto: ma chi sei? Che cosa vuoi? Cioè, noi parliamo con gli Stati Uniti. E questo, secondo me, apre a sua volta, col cambiamento di governo in Germania, tutto un'altra partita, no? C'è anche una partita con l'Europa dentro questa partita, diciamo, globale più ampia. Cosa ne pensi? Ah, io sono assolutamente d'accordo. Diciamo, il problema, in realtà è che lo vedrei da due punti di vista, diciamo, dal punto di vista russo e dal punto di vista, diciamo, nostro, di commentatori italiani, no? Allora, vediamo dal punto di vista russo. L'Unione Europea è partner commerciale, referente, diciamo, ideologico, nel senso che poi rappresenta una comunità che raduna la maggior parte dei paesi di un continente di cui la Russia si sente parte e fa parte, no? Quindi, diciamo, da questo punto di vista, anche per ragioni storiche, per tutto il resto, i paesi dell'Europa occidentale sono per la Russia un interlocutore imprescindibile, ancora nonostante le difficoltà, nonostante eccetera. Quindi c'è una ragione economica e una ragione culturale e di retaggio storico. A dispetto di questo, la Russia vede, e di fatto è così, cioè vede, che la struttura dell'Unione Europea funziona. Da un lato, tenuto conto del fatto che, non vi è una vera e propria responsabilità del governo o delle strutture di paragoverno dell'Unione Europea nei confronti delle popolazioni, perché diciamo non è che stiamo parlando di uno Stato per cui a un certo punto poi attraverso le elezioni il governo deve rendere conto a un Parlamento e questo Parlamento, se il governo compie una qualche iniziativa particolarmente intempestiva, può venire sfiduciato o punito. Dall'altro lato, lo stesso Parlamento, che è di nome un Parlamento, ma di fatto, diciamo, un organismo che ha una funzione che non è assimilabile a quella di un Parlamento in una democrazia nazionale, lo stesso Parlamento è deresponsabilizzato. Quindi, sostanzialmente, questi organismi, essendo slegati dal rendere conto effettivamente a qualcuno,
producono delle linee politiche che sono delle linee politiche utopistiche, delle linee politiche che non hanno quasi niente a che vedere con i reali interessi e la reale situazione in gioco. Basti pensare all'enorme confusione che è stata fatta sulla problematica della riconversione energetica, sulla problematica della gestione delle forniture di gas e di materie prime energetiche da parte della Russia. Vengono prese tutta una serie di decisioni che la Russia poi viene chiamata a vidimare come se non avesse nessuna voce in capitolo, come se un soggetto che ancora adesso fornisce fra il 40 percentuali superiori al 40% del fabbisogno di gas, di petrolio e di carbone dell'Europa occidentale potesse essere chiamato a vidimare tutte le decisioni unilaterali prese dalle commissioni europee, e se non va bene gli si fa una procedura di infrazione. Insomma, non funziona esattamente così. Quindi al posto di sviluppare una reale autonomia negoziale dal punto di vista, diciamo, della propria postura internazionale, l'Unione Europea funziona da collimatore atlantico nei confronti magari dei paesi membri che avrebbero anche intenzione di prendere delle strade diverse. Per quanto riguarda la gestione dei rapporti commerciali, dei rapporti economici, l'Unione Europea funziona sistematicamente da ostacolo rispetto allo sviluppo delle relazioni fra i singoli paesi e la Russia. Per quanto riguarda i rapporti culturali, anche qua siamo a meno di zero, perché c'è questo scontro ideologico che poi abbia una base reale o non reale, ma diciamo all'inizio magari non aveva una base reale, ma la sta acquistando con l'andare del tempo, per cui l'Unione Europea sarebbe liberale, progressista e tutto il resto, mentre la Russia sarebbe antiliberale, conservatrice e tutto il resto, e quindi anche sotto questo profilo si sta incancrenendo una contrapposizione, per cui in Russia sta crescendo l'idea che noi vogliamo la nostra autonomia in politica estera non solamente perché diciamo ci piace gestirci da soli, ma anche perché noi siamo una civiltà separata, il mondo è diviso in civiltà, già l'aveva detto Danilevski, quindi noi abbiamo il Sonderfag, un nostro tipo specifico di civiltà e di sviluppo. Quindi diciamo, queste sono cose che all'inizio vengono evocate come strumento di dibattito politico, di contrapposizione strumentale. Poi, una volta che le hai evocate, le racconti alla gente, la gente ci crede e poi dopo camminano da sole, che è un po' il problema che tu dicevi anche in Ucraina, no? Nel senso che hanno raccontato per talmente tanto di quel tempo agli ucraini che il loro maggior problema è come dire, risolvere con un colpo di spada il loro problema identitario di siamo o non siamo una nazione diversa rispetto alla Russia, che a questo punto questi ci credono, e come tu giustamente dici, a questo punto vagli un po' a raccontare a questi che hanno inserito entrare nella NATO, entrato nell'Unione Europea, nella Costituzione, che no, scusate, si era scherzato, ma in realtà non se ne parla neanche, perché sicuramente non prendiamo nella NATO un paese che è buttato là e che da 3-4 parti su 5 è circondato dalla Russia, quindi figurarsi se ci mandiamo degli uomini dentro a crepare per Kiev. E scusate, anche nell'Unione Europea, no grazie, tanto vi abbiamo già acquistato come mercato di sbocco della nostra produzione, attraverso l'entrata libera dei lavoratori stiamo già prosciugando tutte le vostre forze lavorative, portandone qua centinaia di migliaia tutti gli anni, mentre il resto del paese aveva fallito. Quindi, diciamo, questi tipi di approcci ideologici che all'inizio sono strumentali, poi alla fine si radicano. Quindi la Russia, per farla breve, è arrivata alla conclusione che l'Unione Europea non serve, è ideologicamente nemica. A livello, diciamo, il ruolo sperato, soprattutto nello Stato guida, ovvero nella Germania, di come dire, leva sugli Stati Uniti, in ottica di una cooperazione tutta da costruirsi e basata essenzialmente sull'economia, allo Stato è ferma al palo.
Quindi anche lì l'idea, secondo me, è dare un calcio per vedere se tutta questa roba si avvia. In questa chiave deve essere letta la crisi del gas, nel senso che più che essere uno strumento per risolvere la problematica in Ucraina, secondo me quello è un appello al nuovo governo tedesco a mantenere un approccio pragmatico e che tenga conto anche degli interessi della Russia nel medio e lungo termine, perché è chiaro che se io mi approccio nei confronti del mio maggiore fornitore di gas dicendogli sì, va bene, allora adesso compro a breve termine perché domani vorrei comprare da un altro, dopodomani vorrei fare senza, ecco, magari il fornitore dice vabbè, senti, mettiamoci un attimo d'accordo così decidiamo insieme. Sì, io penso che questo sia un po' una, non lo so, o come l'idea, probabilmente sbagliata, che questo atteggiamento arrivi un po' da lontano, no? Cioè arrivi dagli anni 90, quando, come tu sai, i policy makers, i politologi americani già vedevano la Russia smembrata, no? Disgregata, una repubblica in Siberia, no? Cioè, si erano fatti l'idea che questa cosa non fosse finita solo l'URSS, no? E d'altra parte anche questa idea, cioè, a me fa sempre molto ridere quando Putin, citano la frase di Putin che dice che la fine dell'URSS è stata la più grande tragedia geopolitica del Novecento, no? Che può essere un'affermazione, anzi lo è sicuramente enfatica, che però la fine dell'URSS fosse, e lo è tuttora, a distanza di 30 anni, un grandissimo casino, scusate il termine, perché tu smonti un impero e fai nascere 15 stati e ti aspetti che questo vada giù liscio come se fosse uno scherzino, non è lungimirante, non è intelligente. Se tu sai cosa è successo in Russia, io quegli anni lì vivevo lì, ma dopo la fine dell'URSS nessuno se ne ricorda o nessuno vuole calcolare che in Russia sono morti milioni e milioni di persone. Tra persone, cioè si è abbassata l'età media della popolazione in una maniera drastica, più tutti quelli che non sono più nati. Cioè, voglio dire, non è... È stato un parto dolorosissimo quello che ha segnato la fine dell'URSS, no? Quindi è chiaro che c'è una nota di tragedia nella fine dell'URSS. Questo era solo per dire che mi sembra che anche quella cosa lì sia stata vissuta in una maniera un po' ilare, un po' semplicistica. Abbiamo vinto, loro hanno perso, mentre invece appunto poi... la realtà è diversa, sì, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso, ma poi la storia va avanti, non si ferma lì, non è che poi finisce la partita, no? Si surgela, le cose vanno avanti, e mi sembra che in generale per lungo tempo ci sia stata una sorta di atteggiamento da parte dell'Occidente un po' di questo genere. Noi facciamo quello che vogliamo, tanto quelli lì, no, che cosa che è anche successa, perché l'episodio di Primakov che vola a Washington per consultazioni sulla Jugoslavia e mentre in volo lo informano che l'America ha iniziato a bombardare la Jugoslavia è proprio simbolico, no? Cioè, vuol dire, noi pensiamo che questi qui non contino più nulla rispetto almeno a certe decisioni fondamentali, e mi sembra che e questa roba non ci sia ancora, questo irrigidimento russo del Cremlino mi pare che abbia un po' anche il senso di appunto, come dicevi tu, di dire guardate che è finita, un po' come nel 2008 in Georgia, no? Cioè Putin prima della Georgia aveva fatto il famoso discorso, adesso non mi ricordo più se nella Repubblica Ceca o in Germania, in cui aveva spiegato che proprio non era per niente soddisfatto di come andavano le cose. E poco dopo gliel'ha proprio, come dire, al posto di dirglielo, gliel'ha fatto vedere bastonando la Georgia, e che era per certi versi una piccola Ucraina, perché allora c'era George Bush che diceva a Saakashvili: sì, noi siamo con te, vai, hai ragione, la democrazia qui e là. Però quando poi si sono mossi i carri armati russi,
di soldati americani non se ne sono visti in Georgia. Allora, tutto questo era per dire che, e ho detto prima, io rispetto le ragioni, diciamo, di quelli che una volta chiamavamo paesi dell'est, no? Che hanno avuto quasi tutti delle brutte esperienze con l'Unione Sovietica, no? Quindi io capisco che ci sia un risentimento storico, in certi paesi, poi anche in particolar modo, se penso alla Polonia, tra Russia e Polonia ci sono state guerre infinite, ecco. Però dopodiché mi domando se qualcuno guarda mai una carta geografica prima di prendere certe iniziative, perché se tu sei un paese come l'Ucraina che dipende così profondamente dai legami economici con la Russia, e non faccio apposta il discorso culturale, storico, eccetera, ma dico che sei lì che hai bisogno di questi 3 miliardi l'anno di dollari che prendi di diritti di transito del gas russo, l'economia tua è legata a quella russa, eccetera, eccetera. Ecco, non so, ecco, prima di prendere certe posizioni e soprattutto andando più a occidente, prima di spingere un paese come l'Ucraina in una certa direzione, io mi farei delle domande. Ecco, al di là di quello che può fare o non fare la Russia, e questo discorso vale anche, diciamo, sulla questione del gas e sulla questione appunto della postura del nuovo governo tedesco, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono delle relazioni economiche di così lunga data che risalgono appunto a tempi sovietici che non si possono, come dire, trattare come se fossero, capito, materia qualunque. Ecco. Mi pare che ci sia una certa noncuranza da questo punto di vista, no? Questa convinzione che, e direi noncuranza anche per un altro aspetto, perché facciamo l'ipotesi indesiderabile e indesiderata che scoppi una vera guerra del gas tra Russia ed Europa, ma lo sanno da qualche parte quanto si stanno sviluppando le relazioni della Russia con la Cina, anche da questo punto di vista? Io non credo che la Russia possa facilmente sostituire lo sbocco a ovest in termini economici, ma è indubbio che di là ci sono porte aperte. Eh? E come credo dicevi tu una volta che ci siamo parlati, se dovessimo scommettere, è più facile che tra 10 anni ci siano dei gasdotti, degli oleodotti, eccetera, e delle relazioni ancora più strette tra Russia e Cina, o che l'Europa sia riuscita a trovare dei fornitori alternativi rispetto alla Russia? Io non... Se fossi a Bruxelles ci penserei un attimo, ecco, tutto qua, non so come la vedi tu. Io guarda, voglio solo completare il tuo discorso inserendo l'altra metà. L'altra metà riguarda esattamente la Russia, cioè sicuramente un approccio diverso da parte occidentale rispetto a questa coazione, a questo continuo unilateralismo per cui ci si attende solamente che dall'altra parte si aderisca alle proprie speranze e si accettino i diktat per quanto sforniti di qualsiasi credibile base negoziale e di pressione. E diciamo, se si diponesse questo tipo di approccio, questo farebbe bene non solamente a Ucraina e Bielorussia, un altro paese che ha un disperato bisogno di aiuto da parte di tutti i vicini, e paese che invece, diciamo, riceve è suo malgrado diventato una trincea di prima linea e quindi non può né essere abbandonata dagli uni ed è diventato una posta in gioco per gli altri. Ma dentro ci vive della gente, così come in Ucraina. Comunque, diciamo, questo farebbe bene non solo una distensione a questi paesi, diciamo così, di frontiera, che quindi, essendo di frontiera, non possono che giovarsi da un ammorbidimento delle frontiere, ma farebbe bene alla Russia medesima, nel senso che per quanto noi
ci si compiaccia di continuare a dipingere la Russia in maniera truce, truculenta, sempre più, sempre quella, sempre l'Unione Sovietica. Non a caso, due volte su tre i giornalisti nostri, quando parlano della Russia, usano quasi la metà quelli che hanno più di 50 anni, ogni tanto gli scappa di chiamare l'Unione Sovietica. Ma diciamo, in realtà questo rimuove un dato di fatto molto molto importante e serio, ovvero che la Russia non è affatto l'Unione Sovietica. Nel senso che ovviamente il discorso è ambivalente, nel senso che chiaramente all'interno della Russia ci sono delle linee di continuità nei confronti dell'Unione Sovietica, così come c'erano delle linee di continuità dell'Unione Sovietica nei confronti dell'impero zarista, ma diciamo la conformazione di questo paese è una conformazione tale che ti do solo poche ragioni, diciamo. Prima ragione, demografica, cioè la Russia è un paese che ha 145 milioni di abitanti in un mondo che ne ha 7 miliardi, l'Unione Sovietica era un paese che aveva 300 milioni di abitanti in un mondo che ne aveva 4 miliardi. Economica, la Russia ha un prodotto interno lordo che vale il 2-3% del prodotto interno lordo mondiale, l'Unione Sovietica a seconda delle fasi aveva un prodotto interno lordo che valeva il 10-15% del prodotto interno lordo mondiale. Militare, la Russia può intervenire in alcune zone, mentre l'Unione Sovietica aveva una potenza di proiezione praticamente illimitata che trovava come unico limite il blocco avversario, ma soprattutto, secondo me, di tipo etnico, nel senso che la Russia è un paese che per la prima volta nella sua storia degli ultimi 400 anni è per l'80% popolato dall'etnia maggioritaria. Questo non significa, questo diciamo un po' dispiace a noi, diciamo, amanti della Russia, nel senso che il motivo per cui molti di noi si sono affezionati alla Russia è anche questa dimensione di impero, che quindi ha in sé tante dimensioni, tante contraddizioni, tante lingue, tanti popoli, trova una sua forma di convivenza originale come tutti gli imperi e diciamo non affonda nel meschino nazionalismo, ma spesso ha degli slanci ideologici e cerca poi la sintesi in un soggetto diciamo dirigente ed equilibratore, ma il dato di fatto è che la Russia per la prima volta è una realtà che è una realtà che potrebbe sperare di diventare su un periodo di tempo medio breve uno stato nazionale, soprattutto nella misura in cui l'Ucraina a sua volta si evolve verso uno stato nazionale, nella misura in cui le comunità della diaspora un po' alla volta, delle varie diaspore che ci sono negli altri paesi dell'Unione Sovietica un po' alla volta rientrano in patria, così come ad esempio sta succedendo in maniera molto, diciamo, silenziosa ma costante nei confronti della comunità russa in Kazakistan, che è passata dall'essere maggioritaria a essere attualmente, credo, tra il 20 e il 30%, quindi diciamo ha avuto una sensibile riduzione. Ecco, la Russia potrebbe diventare uno Stato nazionale. Una cosa importante da sottolineare è che storicamente si sono viste diversi Stati nazionali che si sono evoluti in democrazie, non tutti, o comunque con una partecipazione a una società civile, diciamo, più diversificata e più viva e un dibattito pubblico più vivo, mentre è raro, anzi direi non è mai successo che un impero potesse dotarsi di strutture democratiche formali. A questo aggiungiamo eventualmente il fatto che la Russia fino al 2012 aveva una struttura come dire, legislativa, un quadro istituzionale che era un quadro istituzionale che aveva delle forme democratiche seppure in nuce. E tutto questo erano dei germogli che sono stati gelati dall'irrigidimento dei rapporti con l'Occidente dal 2012 in avanti. Tutte le cose di cui oggi ci si lamenta, la legge sulle minoranze religiose, le leggi sulle minoranze sessuali, le leggi, le varie normative di restrizione della libertà di stampa e di tutto il resto che pure ci sono tutte cose che sono arrivate non nel 2001 con Putin, sono tutte cose che sono figlie dello scontro che si è creato, della situazione, della sensazione di accerchiamento e di tutto il resto. Non è
diciamo, scritto nel destino che la Russia debba essere un arcigno nemico gestito da un tiranno, è scritto, secondo me, in gran parte anche nelle nostre scelte. E concludo così veramente, bisogna anche pensare quanto faccia bene a noi questo tipo di confronto, nel senso che specularmente a come si è evoluta la società russa, o meglio come si è involuta la società russa nell'ultimo decennio, io trovo una catastrofica involuzione della società nostra, intellettuale, culturale, tutto il resto, che potrebbe anche, in parte lo è, dovuta a questo così, spauracchio che viene agitato dall'altra parte. Quindi, diciamo, io almeno vedo un po' così. Ok, io ti ringrazio moltissimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Noi ci siamo appassionati molto, io spero che sia successo la stessa cosa anche a voi ascoltatori, e grazie mille a Sottosopra per questa occasione, e arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento. Grazie Marco e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie Fulvio e auguri a tutti, visto che siamo quasi per tagliare il panettone. Giusto, giusto, auguroni a tutti, buone feste e buon anno.